Alessandra Rizzo dell'API, può approfondire un po' la risposta che aveva dato prima? Lei ha detto che si sentiva vicina a questo personaggio in molti modi, ci può dire in quali modi? Beh, diciamo che ne avevo parlato un po' prima, ci sono molte cose in questo personaggio che io capisco bene, una buona parte di questa comprensione che si può passare una grandissima parte proprio tempo letteralmente in aria, nell'aria, sospeso in aria a lavorare anche. Io ho passato molto tempo anche disoccupato e quando sei disoccupato e non hai un soldo e finalmente cominci a lavorare, non vuoi fermarti, non fai, desideri altro che continuare a lavorare, passare da un lavoro all'altro e a volte quando fai questo senti la mancanza o comunque ti mancano la tua famiglia, i tuoi amici, non li vedi abbastanza, non stai abbastanza con loro. Quindi in questo senso mi sento molto vicina a quel personaggio, passa il tempo, vola letteralmente via e poi ti chiedi ma quanto ci ho parlato ai miei genitori, alla mia famiglia. E quindi il mio rapporto con questo personaggio è a molti livelli e questo che dicevo è una grossa parte in particolare. Per Mr. Clooney, è in contatto con Watercane in genere, quando, sull'autore del libro, in genere quando lavora su un film basato su un libro, lei che rapporto ha con il libro? Beh, in primo luogo Walter, fa la comparsa in una di queste scene, l'autore. È importante sapere che a me è piaciuto moltissimo il libro, certamente, certo. Se si fa un libro, un film tratto da un libro, si incontra l'autore del libro, per esempio è quello che ho fatto nel caso di Siriana, ma questo film è molto diverso dal libro, i personaggi sono molto diversi da quelli del libro, le ragazze mi sembra che non ci sono proprio i personaggi femminili nel libro, se l'ha inventato Jason, quindi da molti punti di vista volevo semplicemente realizzare quello che ho trovato nel copione, nella sceneggiatura, che era veramente scritto benissimo. Avete visto il film che stiamo facendo adesso? Lei ha fatto un riferimento all'ultimo film, a Vera, no, un'attrice fantastica. Sì, è stata una cosa strana. Quando abbiamo cominciato a parlare di chi doveva fare questa parte, la prima volta, la prima persona di cui ci hai parlato, no? Le complicazioni sono venute quando abbiamo cominciato a fare i conti, a sbattere il muso con il fatto che stava per avere un bambino. Beh, andava bene come fine di una commedia romantica, ma forse non come l'inizio. E quindi contrattare i tempi era una cosa, beh, piuttosto complicata. E questo veramente mi ha colpito perché lei è stata spinta a precipitarsi dalla maternità al lavoro nel cinema molto rapidamente, ma lei l'ha fatto benissimo, è veramente una persona meravigliosa, una grande anima, una persona a cui mi piace moltissimo stare con lei, mentre Anna Kendrick no, non mi piace, non mi sta simpatica. Signor Clooney, si è veramente balla così male nella vita come nel film? E al signor Reitman, ho creduto di sentire quando escono gli end credits che c'è un disoccupato che ha scritto la canzone del film. Ho capito bene? Kevin Renick. Allora, io parlo del disoccupato e lui parla di come ballo, va bene? No. Io da attore naturalmente dovevo descriverlo e dare l'impressione che lui ballasse malissimo. L'ho scelto io di farlo ballare molto molto male, ma nella vita reale io sono uno dei più grandi ballerini di tutti i tempi. Eh sì, è questo, sono bravo, sono proprio bravo.
Allora, dovrei sempre parlare per primo quando posso farlo. Non so perché ti faccio parlare a te per primo. Allora, Kevin, dopo Juno mi sono molto abituato a... mi è capitato sempre più spesso di incontrare dei teenager che mi davano delle canzoni e volevano che usassi in un film. Mentre stavo girando, parlavo all'università e si è presentato un tizio, un cinquantenne, che mi ha dato una canzone dicendo che andava bene per questo film e mi ha dato una cassetta, un nastro registrato. Mi chiedevo, ma dove posso ascoltarlo un audiocassetta? Era un uomo che aveva appena perso il suo posto di lavoro, per 12-15 anni aveva lavorato per la stessa azienda e aveva scritto una canzone su questo tema. Non è che fosse la più bella canzone che avevo mai sentito, ma una canzone molto onesta. E io ho l'impressione che in America il nostro rapporto con i disoccupati, e sono tantissimi, circa 1 milione di persone hanno perso il posto di lavoro nell'ultimo anno, in genere vedi solo come una cifra, vedi un titolo sul giornale, una percentuale, una cifra, un numero, ma non vedi mai la loro faccia. Due cose danno una grande forza al film. Una è questa canzone che dà voce ai tanti che hanno perso il posto di lavoro nell'ultimo anno, quindi parla di che effetto fa stare a cercare uno scopo, uno spazio nella vita. Poi ci sono 25 attori nel film, 25 persone che vengono da St. Louis a Detroit, tutte persone che avevano appena perso il posto di lavoro, a parte i 3-4 attori che riconosci nel film. Chiunque perda il posto di lavoro nel film Tra le nuvole sono proprio loro. Maria Lombardo della Sicilia, vorrei chiedere a Mr. Clooney, come l'abbiamo chiesto ieri a Richard Gere, cosa ne pensa del premio Nobel per la pace al presidente Obama e, come americano, quanto si sente rappresentato nelle sue speranze per il futuro da Obama. Well, I was an early... Beh, io ho cominciato a sostenerlo sin dall'inizio e sono fiero di vivere in un paese che ha trovato Barack Obama e lo ha eletto. Penso che sia un grande momento per noi. Spero che il premio Nobel faccia tutto il possibile per aiutare il presidente a portare avanti il suo programma di politica estera verso la pace, perché il punto del premio Nobel per la pace è proprio questo. Io ho grande speranza e continuo ad avere grande speranza in lui, perché secondo me nel nostro paese, nei momenti in cui abbiamo in particolarmente bisogno di qualcuno che sia un grande che compaia sulla scena, beh, guardiamo Roosevelt o Jefferson quando avevamo bisogno della Costituzione, o Kennedy, cioè sono momenti nella storia del paese in cui quando abbiamo avuto bisogno di qualcuno che fosse davvero grande, l'abbiamo trovato. Quindi sono molto entusiasta e felice di avere una persona così. Non posso nemmeno immaginarmi che posizione sarebbe il nostro paese se non ci fosse lui, perché se c'è un lavoro che nessuno di noi si sceglierebbe oggi è proprio quello. E volevo chiedere a Reitman, questo suo film ha molti punti in contatto con il suo precedente Thank You for Smoking, sia per le categorie di lavoro un po' particolari che svolgono il signor Clooney in questo e Eckhart nell'altro. Quindi la mia domanda è questa: è affascinato nel rappresentare questo tipo di personaggi un po' detestabili perché li vuole far sembrare più umani, o ci sono altre motivazioni? There was a line in the... nel libro Thank You for Smoking c'era una battuta che diceva: se vuoi un lavoro facile vai a lavorare per la Croce Rossa, se vuoi un lavoro reale vai a lavorare per Big Tobacco. Mi piacciono i lavori complicati e i personaggi complicati, i personaggi complicati, un lobbista per il tabacco, una ragazza incinta, cioè su queste sono le cose, un tagliatore di testa, sono queste le cose che mi interessano. Dopo che si sono fatti un po' di film, ti accorgi da cos'è che ti attrae. A me piace umanizzare dei personaggi molto complicati.